È una scuola antidemocratica, quella in cui chi occupa, distrugge, rompe e poi deve pagare i danni di tasca propria e non più a spese della collettività? È una scuola retriva, quella in cui se uno studente reitera condotte gravemente indisciplinate, prende 5 in condotta e viene bocciato? È una scuola autoritaria, quella in cui si pretende il rispetto per l'insegnante da parte di tutti, di studenti e genitori, e dove magari, consentitemi, quando un professore entra in classe e gli studenti si alzano in piedi in segno di rispetto e dicono buongiorno? È una scuola reazionaria, quella in cui è garantita agli alunni la parità nelle condizioni di partenza, ma non in quelle di arrivo, dove chi più si impegna più merita? Ecco, vedete, la nostra idea di scuola riflette la nostra visione della società in relazione ai giovani ed è a loro che mi rivolgo in conclusione del mio intervento. La nostra visione è quella della cultura del merito, del rispetto delle regole, dello sviluppo di una coscienza critica e di un sano e adeguato processo formativo. Il modello della sinistra invece è diametralmente opposto. No al merito, nessuna responsabilità, sempre eccessiva libertà quando non proprio anarchia, libertà di occupare. Libertà di spaccare tutto, non di manifestare. Libertà di... Ebbene, cari ragazzi, queste sono tutte libertà che sono state create per usarvi. Altro che zitti e buoni, ma diversi da loro, come qualcuno ha detto qualche giorno fa, vi vogliono tutti uguali, tutti omologati e allineati al pensiero unico globale. Giovani privi di radici, privi di identità. Oggi di qua, domani chi lo sa. Ho sentito addirittura parlare di pedagogia nera da parte di qualche collega, un nuovo concetto da parte di colleghi che evidentemente o non hanno fatto studi pedagogici oppure non mettono il piede in una classe da qualche anno, forse fin dai tempi in cui erano studenti, e a qualche collega che ha ciarlato di pedagogia, sinceramente suggerisco di tornare sui libri a studiare un po' come vengono coniugati determinati verbi.